Non è un sogno, Svevo, svegliati. Non le senti le campane? Sei davvero a Roma? Non sei più a Parigi, sei tornato. Alzati, le senti le campane? Sei a Roma, alzati! Le senti ste cazzo de campane? Sei a Roma! Calma e sangue freddo. Prima cosa da fare, magna! Ma oggi la situazione lascia pochi dubbi. Ormai Milano sta anni luce avanti. Per le infrastrutture e i trasporti, ma anche dal punto di vista della proposta artistica e culturale. Batte Roma 10-0. Non sentire la radio, esci, dai! No, non farlo, non prendere la macchina. No, non la prendere. Mazza, che palle. 3 minuti. Le cose sono a Roma, oh. Non pretendere che i mezzi stiano lì fuori pronti ad aspettarti già col motore acceso. Non ti innervosire, lo sai che a Roma stanno a coppie sulle scale mobili. Passeggia, Sve, appena puoi, appena ne hai occasione, approfittane, passeggia. Poi magna. Non produrre troppa spazzatura, fa la differenziata e non buttarla per terra, non buttarla in mezzo alla strada, no, calma, rifletti, trova un'alternativa, non buttarla per terra. Fai sport, suda, muoviti, sfoga, pure sport di merda, ma stai con gli amici, sono importanti gli amici. Ormai Milano sta in luce avanti, per le infrastrutture, i trasporti, ma anche dal punto di vista della proposta artistica e culturale, batte Roma 10-0. Non ascoltare gli amici. Mi viene da piangere, oh. Cosa vuol dirti, c'è Ale? Non guardare la televisione, non guardarla. Luca Buccione! Dietro c'è il prestezzometro che sa. Non guardare la televisione, Sve, non la guardare. Guarda i film alla televisione. Stai andando a ucciderlo? No, io sono tuo papà. Ho chiesto al mio dentista se uno spazzolino elettrico pulisce veramente meglio. Non guardare i film alla televisione. Esci, vai al cinema. Sì, non ti incazzà, però che lo sai che a Roma la gente parla durante i film al cinema, lo sai. Ma goditi il film. Però non andare a vedere le commedie italiane. Tu scrivi benissimo, per me sei un genio. Guarda, potresti scrivere qualsiasi cosa. Però il passaggio dal formato breve a quello lungo non è facile. E qui? Qui manca un pitch d'impatto. Quella storia che in 2 frasi ti acchiappa. Non proporre le tue sceneggiature ai produttori italiani. Passeggia, Sve, passeggia, cammina, cammina. Non attraversare col rosso, rispetta le regole e soprattutto rispetta la gente. Ma Milano sta in luce avanti per le infrastrutture, per i trasporti, ma anche dal punto di vista della proposta artistica e culturale, batte Roma 10-0. Non ascoltare la gente. Magna, Sve, magna. E vengono dietro, la fermano, no, e l'arrestano. Non farlo, non dirti che sono tutti uguali, no. Perché conta una posizione. No, non dirtelo, no. Che deve cambiare, a far piacere che tutti quanti ripetano questa. Quindi, sì. Qui a San Lorenzo, nel cuore di Roma, ormai la situazione è fuori controllo. Sono all'ordine del giorno episodi di spaccio, furti, stupri, omicidi e violenza ad animali e disabili. Ma soprattutto non credere a tutto quello che senti alla televisione. Non credere a tutto quello che leggi su internet. E non dare retta manco al meteo. Leggi libri, tieni sveglio il cervello, non essere un cittadino passivo. Prova capitale, come
Pronto, buongiorno, abbia pazienza, la chiamo per un problema riguardo allo smaltimento dei rifiuti. Le passo la matana in linea. Grazie. Ma al di là di tutto quello che puoi sentire, vedere, di tutte le lamentele che puoi ascoltare sull'Italia, su Roma, al di là di tutte le giornate storte che ti possono arrivare, quando ti sentirai stanco, debole, quasi ti verrà da dire a tutti quelli che ti parlano di un mondo fuori da qui migliore, dove tutto funziona, quando sarai sul punto di dirgli sì, ci avete ragione, ricordati bene che tu il mondo là fuori l'hai visto e t'ha fatto parecchio cagare. E in quei momenti di debolezza e scoramento, non dimenticare che c'è chi sta peggio di te. Sì, c'è chi sta a Parigi.